Carissimi presidenti, buongiorno, siamo qui collegati da Grotta Minarda, il derby Pino contro l'Ecranese. Il Grotta vuole vincere assolutamente questa gara, scende in campo con Cornacchia, Fioreviccio, Caruso, Penta, Giacomini, Lamberti, Antoli, Volzone, Botta di Donato, in panchina Pasquarella, Abruzzese, Andreottola, Villanova, Ranauro, Santese, Villani. Allenatore Villanova che sostituisce Bruno, presidente Penta, invece Ecranese Bruno, Maresca, Cappiello, Garzone, Guardabascio, Capossera, Tammaro, Bolognese, Cioffi, Ruggiero, Orefice, in panchina Gubitoso della Valle, Memmolo, 40, Sirignano, poi abbiamo ancora Bellofatto, Pugliese. Ed ecco che la squadra del Grotta subito in azione, c'è la prima azione di linea di Dona da parte della squadra di casa, il tiro finale, pallone fuori, ottima iniziativa degna di nota con l'attacco, Volzone, botta di Donato, Lamberti, Antolin che in questo caso va vicino al gol e fa tremare la difesa dell'Ecranese. Prima azione degna di nota con il Grotta 1984 che vuole assolutamente vincere questa partita. Bruno, pallone a centrocampo, il Grotta Minarda avanza, però viene contrastato dall'Ecranese che cerca una fuga sulla parete destro, ottimo il contrasto giallorosso, l'arbitro fischia un fallo avvenuto sulla parete destro, punizione, batte il portiere Cornacchia, pallone sul laterale sinistro, c'è la fuga ma la palla esce fuori dal tango di gioco, deviazione, rimessa laterale da parte della squadra di Grotta Minarda che si avvia ad accelerare il ritmo, rimessa laterale battuta appunto da Fiore, pallone sul laterale destro, ed ecco Lamberti, cercate la colazione, pallone che spinge l'attacco, il 2-2 di Donato in area di rigore, di nuovo i giallorossi che premono molto bene questa iniziativa, il lancio sul laterale destro, c'è l'approfondimento del gioco e c'è una deviazione finale, pallone che termina fuori, Grotta Minarda che in questo momento pone l'assedio sotto l'area di rigore dell'Ecranese. Giallorossi in azione, ancora il Grotta Minarda avanza, cerca di ben figurare, ottimo il dribbling, la triangolazione tutto di prima, avanza la squadra di mister Bruno, pallone che termina però sul fondo, davvero eccellente spettacolo che fa mostrare e pone l'accento su un gioco davvero spettacolare, applausi del pubblico dalla tribuna, intanto fa anche pressing la compagine di mister Villanova, vediamo l'Ecranese che attacca sull'altro versante, cerca un'azione degna di nota ma di fronte a una difesa eccellente costituita da Fiore, Riccio, Caruso, Penta, Giacomin, dalla bandierina l'Ecranese ci prova ma è pronta la corazzata giallorossa a spingere il pallone oltre l'area di rigore, secondo l'arbitro di nuovo corner, ci prova, ricordiamo che la squadra di Grotta Minarda è situata a metà classifica e a un passo dalla zona playoff, pertanto diciamo oggi è davvero una partita che potrebbe determinare, attenzione, vediamo questo cross, pallone deviato molto bene dalla difesa, come ho già detto che è ben preparata, attenzione, palla in area di rigore, la sfera viene spazzata via ed ecco che scatta il contropiede, la compagine viene fuori con Volzone, pallone che però viene fermata a centrocampo, si apre un varco, un corridoio verso il centrocampo, la palla rimbattuta da Guardabascio, pallone appunto al giocatore Cappiello e poi l'arbitro fischia un fallo avvenuto a centrocampo, punizione per la squadra di Grotta Minarda che cerca di protrarsi nell'area di rigore dell'Ecranese e tenta il tutto per tutto per poter riuscire a sbloccare il risultato e lo fa in questo caso partendo da centrocampo, un lancio in profondità proprio verso il 2 Volzone di Donato, pallone recuperato dalla squadra ospite che comunque non ha spazi, la squadra di Grotta Minarda sta effettuando un bel gioco, sta disputando una bella gara e tra l'altro sta ben contrastando gli ospiti, il diagonale
del giocatore Tammaro sul laterale sinistro, pallone per Ruggero, il cross viene ribattuto e Giallo Rossi, ottima questa giocata di classe, si rilanciano in avanti con Lamberti Amici che avanzano, pallone, il pallone sul diagonale destro, ottima l'apertura, un buon lunghetto, forse il passaggio, un ottimo assist che fa emergere l'azione tattica e dinamica del team di mister Villanova, che ancora oggi è in forma, in ottima forma, seconda azione consecutiva degna di nota per il Grotta Minarda, che mette in difficoltà la compagine del Reclanese, che in pratica non sta esprimendo un gioco tanto atteso. In realtà il pallone è fuori dall'area di rigore, dal rettangolo di gioco, rimessa laterale giallorossa, ci prova la squadra di Grotta Minarda ad avanzare, il pallone viene ribattuto di nuovo, i giallorossi, pallone di rigore, attenzione, salta di testa, ma prova pronto il portiere Bruno, vicino al gol il Grotta Minarda, vicino al gol il Grotta Minarda, intanto si fa pressing per far perdere il controllo del gioco e infatti in questo modo rubano palla ai giocatori, fanno, esercitano un'azione tutta di prima, si rilancia la squadra in profondità sul lato destro, vediamo cosa succede, pallone del Bolzone, grande iniziativa, splendida, la palla è ancora in gioco, di nuovo i giocatori che riprendono quota e riescono a detenere il possesso di palla, applausi intanto in tribuna per questa attenzione di classe riservata proprio per loro da parte di un Grotta Minarda che vuole assolutamente vincere questa partita, come lo si vince dalle immagini, sta effettuando anche il pressing, ancora la squadra del Grotta Minarda, tiro finale, attenzione, vicino al gol la squadra di Roma, Grotta Minarda 84, guidata in questo oggi da mister Villanova e presieduto da Penta, ottiene un corner dalla bandierina, ci prova ancora la squadra giallorossa per poter bloccare il risultato, vediamo cosa succede, la dinamica, il sinistro, pallone in area di rigore, spunta una testa, quella di Guardabascio, colpo di testa finale, ancora il giallorossi in azione di gioco, pallone che però si apre un contropiede ma risulta vano, esce addirittura Cornacchia fuori dall'area di rigore, davvero questi primi 7 minuti di gioco, 8 minuti di gioco sono stati fondamentali per attribuire già un giudizio alla partita, un Grotta Minarda che sta dominando la gara in lungo e largo senza offrire spazio agli ospiti che hanno serie difficoltà anche in difesa, vedete come appunto grazie al pressing del Grotta Minarda 184 la squadra giallorossa è pronta a dare battaglia e a deconcentrare gli ospiti, ancora il Grotta Minarda in azione, tutto di bravo, attenzione, fanno punizione, l'arbitro fa scorrere incredibile, contestazioni dagli spalti per il mancato fischio arbitrato, ancora il giallorossi in azione, si riapre tutto un varco, tutto di prima, ancora il Grotta Minarda con Lamberti e poi vediamo ancora la squadra giallorossa che tiene il possesso di palla, Lamberti cerca la triangolazione, ci riesce molto bene, tira Lamberti, palo di Lamberti di sinistro, eccellente Lamberti, tutto di prima, un portiere con tutto cuore e carattere che sta offrendo il meglio di sé in questa partita e sta dimostrando di essere una grande squadra, ancora i giallorossi che continuano a premere, cercano un corridoio sul laterale sinistro, aprono lo spazio per Lamberti, ancora Lamberti, il suo tiro, rete, ma l'arbitro ferma il gioco, attenzione, davvero siamo alle sole, il pubblico contesta, ma comunque possiamo notare già e vincere il fatto che attualmente in questi primi 9 minuti di gioco l'Eclanese è inesistente in campo, davvero un possesso di palla eccellente, costante detenuto dalla squadra giallorossa e abbiamo anche visto come sono state già 5 reazioni consecutive costruite dalla compagna di Grotta Minarda, ancora la squadra in verticale, pallone a centrocampo
La compagine del presidente Penta si sta ben comportando in modo corretto nei confronti dei tifosi, quindi sta effettuando un bel gioco, sta mostrando spettacoli in campo e inoltre ha fatto già una serie di incursioni in area di rigore potenziali per poter bloccare il risultato, ha colpito un palo e in più ha anche realizzato un gol annullato. Questi sono dei dati davvero oggettivi tecnici. Leclanese non ha fatto finora nulla, quindi di conseguenza vediamo cosa succede in questo momento con Leclanese in azione in area di rigore, un cross che però risulta vano e la palla di nuovo è Giacorossi che continua a Brotta Minarda, avanza, pare di priorità, la sfera sulla trave sinistra, attenzione, c'è lo scontro, secondo l'arbitro Volzuno è proprio lui ad accelerare il ritmo, secondo l'arbitro è corner dalla bandierina. Si incarica Lamberti di battere questo corner di sinistro. Lamberti, il cross, pallone deviato. Giallorossi in azione. Spostato l'asse del gioco in area di rigore, ancora la squadra con Antoine in azione, passaggio retrato, il cross in alto, il tiro di rigore, eccellente la combinazione con l'attaccante giallo rosso del Brotta Minarda, si adora il Brotta Minarda 84, ancora il giallo rosso in azione, ma è Leclanese in questo momento a gestire un attimo il gioco. È in difficoltà Leclanese, non sa come gestire il gioco, vedete, in questo primo tempo, grazie appunto alla caparbia e alla resistenza e duttilità da parte del Brotta Minarda, ma soprattutto alla razionalità utilizzata finora in campo del team di mister Villanova. Intanto attenzione, intanto vedete i tifosi che seguono costantemente la squadra sia in casa che in trasferta, c'è il pubblico delle grandi occasioni, c'è stato un attimo di pioggia, pertanto il pubblico è coperto e adesso attendiamo un attimo in tribuna, vedete c'è la tettoia coperta, c'è sotto il pubblico delle grandi occasioni per assistere a una gara il derby di Birpino. Pallone arretrato al numero 1 Bruno. Bruno in azione. Pallone oltre il centrocampo, nulla di fatto, di nuovo i giallorossi che aprono un varco con Antoine in azione. Antoine ancora in avanti, si prosegue il lancio in profondità, sfera che però viene fermata dalla squadra dell'Eclanese, passaggio arretrato a Capossela, pallone in avanti al giocatore Cappiello, ancora la sfera arretrata a Capossela, lancio in profondità, nulla di fatto, vedete le azioni sono vane perché la corazzata del Brotta Minarda è ben pronta a sfidare qualunque azione ospite ben preparata in campo. Cornacchia, belle immagini, pallone oltre al centrocampo, di nuovo giallorossi in azione, ma la squadra leclanese continua ad emergere a centrocampo, cioè emerge è un modo di dire, di nuovo leclanese in azione, i giallorossi sono attenti, attenzione c'è fallo sul numero 3 Riccio, punizione, punizione per la squadra del Brotta Minarda. Intanto i tifosi, ecco nelle immagini che continuano incessantemente a tifare Brotta Minarda.
Giallorossi in azione di gioco. Fallo secondo l'arbitro. Punizione. Palla fuori. Pallone per Lamberti che in realtà la sfera termina in out, Clanesi in azione. A terra in un giocatore giallorosso. Si torna a giocare con il Grotta Minarda in azione. Palla in out, rimessa laterale. Di nuovo la squadra del Grotta Minarda che avanza. Fallo su Vozzone, punizione. Vozzone e Lamberti sono sul pallone. Ricordiamo l'attacco formato appunto Lamberti, Antoin, Vozzone, botta di Donato. E intanto è entrato al posto di botta Santese. Santese nelle immagini potrebbe rivoluzionare questa punizione. Il risultato fermo sullo 0-0. Il cross in area di rigore, vicino al gol. Giacomin, vicino al gol, sferrato il gol del vantaggio, vicino al gol. La squadra del Grotta 1984. Fondo area. Deviazione di Santese. Rimessa laterale. Giallorossi in azione di gioco. Di nuovo la squadra del Grotta 1984 in azione. Pallone per guardabasso. Ecco il presidente Penta intanto nelle immagini che annota giustamente le varie situazioni che avvengono in campo. Un presidente che segue con costanza la squadra, ha grande amore per questa maglia. Intanto il lancio termina alto sulla traversa, nulla di fatto per le Clanese. Si riparte con la squadra del Grotta che avanza. Pallone a centrocampo, si apre un varco. I giallorossi ottengono una soluzione tecnica, però le Clanese adesso a gestire il gioco. Il cross in area di rigore, sfera deviata e c'è un corner. Corner a favore delle Clanese. Pallone che diciamo non si sviluppa un'azione degna di nota, la palla termina fuori dal rettangolo di gioco senza concretizzare e senza concludere nulla. Rimessa laterale per la squadra del Grotta 1984 ed ecco lo sviluppo dell'azione giallorossa. Pallone al giocatore Tammaro, ancora i giallorossi in azioni. In azione, si sposta l'asse del gioco, c'è una fuga sul laterale sinistro. Ottimo dribbling ed ecco appunto il pallone per Lamberti. La palla però ai limiti viene
Leviata, ancora Caruso. Ci prova Fiore, passaggio arretrato. Penta e lancia per Volzone. Volzone, vediamo cosa succede. Il tackle vincente, secondo l'arbitro è rimessa laterale o tra l'altro è punizione, infatti, a favore dell'Eclanese. Pallone a centrocampo, di nuovo il Grotta a gestire il gioco. Volzone, il lancio in profondità sul laterale destro, avanza la squadra del team di Grotta Minardi, il cross in area di rigore, pallone battuto, ci prova di nuovo e ottiene una rimessa laterale la squadra di Grotta Minardi, che prova ad esercitare una pressione asfissiante. Pallone per Santese, il sinistro, ancora i giallorossi in azione, avanzano. Ma è l'Eclanese a detenere il possesso di palla. Deviazione, corner, Eclanese in azione di gioco. C'è un'apertura da parte dell'Eclanese e abbiamo il numero 9 Cioffi sul pallone. Eclanese in azione. Cross in area di rigore, il colpo di testa di Cappello termina alto sulla traversa, nulla di fatto, si continua a giocare con il Grotta Minardi in azione di gioco. I giallorossi avanzano. Pallone centrale, la sfera in area di rigore, c'è uno sguido tra i due giocatori dell'Eclanese, palla nelle mani di Bruno. Si continua a manifestare un senso di responsabilità di società, ancora la palla termina fuori. Si riparte dall'area di rigore, i giallorossi avanzano, cercano il tacco. C'è una fuga sul laterale sinistro, l'iniziativa prorompente da parte di Volzone, il cross in area di rigore, ci va gol! Volzone vicino al gol, davvero vedete come il gioco spumeggiante del Grotta 1984 diventa in certi momenti anche vivace ed esuberante, quindi ciò comprova la legittimità tecnica e dominante da parte del Grotta 1984. Eclanese in azione, batte il numero 7 dell'Eclanese, si tratta di Tammaro. Guarda a basso, Tammaro. Si cerca un cross in area di rigore. Pallone al giocatore Capossela. Poi la sfera è al numero 4 Garzone. Si cerca un cross in area di rigore. Pallone al giocatore Tammaro in azione. E c'è la fuga della Grotta 1984. Di nuovo un ritmo pungente e serrato della squadra di casa, che continua a fare anche pressing nei confronti della difesa degli ospiti per rubare Penta nelle immagini. Stratagemma difensivo. C'è l'avanzata della corazzata giallorossa che continua a mettere in gioco. La palla in verticale viene fermata.
pallone al giocatore Tammaro, sfera per Bolognese, pallone per Ruggero, ancora Ruggero in azione, si cerca una triangolazione, c'è un corner, il cross in area di rigore, bravissimo il portiere Cornacchia che blocca un Grotta 1984 pronto a tutto, e adesso si riparte dalle retrovie per giungere poi a centrocampo e c'è un lancio in diagonale, vediamo cosa succede, bravissimo Di Donato, secondo l'arbitro è rimessa laterale a fuori del Grotta. Di nuovo la squadra perde palla, Leclanese, e il Grotta praticamente avanza, merita il vantaggio in questo momento la squadra del presidente Penta. In questi 26 minuti trascorsi la squadra giallorossa di Grotta Minarda ha davvero dimostrato di avere carattere, ma soprattutto ha giocato un'ottima gara da un punto di vista tecnico e ha gestito anche il tatticismo. Intanto un cross però viene ribattuto, quello di Donato, passaggio arretrato, i giallorossi avanzano, pallone a Lamberti, bellissimo questo tiro, ha sfiorato l'incrocio, si riparte da un fondo area, il lancio di sinistro, pallone a centrocampo, sono i giocatori del Grotta 1984 a detenere il possesso di palla, secondo l'arbitro è punizione, pallone a Bolognese, sfera arretrata a Capossela, pallone a guardabasso, si gioca un gioco orizzontale, pallone in area di rigore, si cerca un cross, sfera che in realtà viene bloccata di un Leclanese in azione, quindi il cross in area di rigore, attenzione, la palla termina fuori, ma l'arbitro intanto ferma il gioco, ci sono le polemiche intanto in campo, l'arbitro ha decretato il calcio di rigore a favore delle Leclanese, vediamo cosa succede. Batte Ruggero, ed è si riprende a giocare con il Grotta Minarda che dovrebbe pareggiare il risultato, vediamo cosa succede in questa dinamica, in questo contesto. Pallone in profondità, viene giocato sul laterale destro ed ecco Fiore in azione, pallone al giocatore Caruso, il lancio in area di rigore, c'è la possibilità da parte del Grotta Minarda di poter sfruttare questa occasione in toto, ottima l'iniziativa vicino al gol la compagine giallorossa, pallone al giocatore Cappiello, c'è un errore, attenzione, la palla però viene fermata di nuovo, i giallorossi in avanti conducono l'iniziativa, si portano in profondità, il lancio per Lamberti,
di nuovo la squadra del Grotta Minarda in azione. Ci prova ancora la compagine di Grotta Minarda a poter destare attenzione anche nei confronti del pubblico. Intanto l'Eclanese cerca una strada, ma la sfera termina fuori dal rettangolo di gioco. Il giocatore si riparte con la squadra dell'Eclanese in azione, con il numero 9 Cioffi, che dovrebbe in realtà detenere il possesso di palla. È proprio lui. C'è una fuga in questo caso, ma i giocatori giallorossi hanno la possibilità di contrastare l'iniziativa. Riescono a gestire ben il gioco e a controllarlo. Pallone in verticale. Bravissima la squadra di Grotta Minarda che avanza. C'è un passaggio a Volzone che viene però fermato dall'Eclanese. C'è un tackle, secondo l'arbitro è corner. Il cross in area di rigore, giallorossi che riprendono quota e avanzano, e adesso scatta il contropiede, pallone per Lamberti, l'apertura, il Grotta Minarda potrebbe reparare già il risultato, gol di Lamberti alla grande, la squadra di Grotta 1984 del presidente Penta pareggia il risultato 1-1 con Lamberti, bravissimo, ecco le immagini che va a salutare i tifosi sotto curva. 1-1 risultato, Grotta 1984-1, si riparte ed ecco appunto la panchina del Grotta Minarda, 1-1 il risultato. Siamo giunti al 32esimo minuto di gioco con la squadra dell'Eclanese che batte l'iniziativa, 1-1 il risultato. Eclanese in azione, pallone fermato in difesa, ottima comunque la partita del Grotta 1984 che davvero ha mostrato grande carattere, grande impostazione tecnica e tattica. Adesso c'è un'altra fuga, un lancio in profondità da parte di Lamberti per Volzoni in area di rigore, attenzione, il pubblico contesta il calcio di rigore, il pubblico contesta il calcio di rigore, ecco le immagini come il pubblico in questo caso contesta il calcio di rigore, recrimina il calcio di rigore, e adesso diciamo che ci sono due giocatori a terra che l'arbitro sta osservando in questo momento. Di nuovo la squadra dell'Eclanese in azione, si ripropone. 1-1 il risultato, intanto mister Villanova che sostituisce mister Bruno. Ecco nelle immagini la squadra dell'Eclanese, il lancio in profondità viene fermato, il gioco dai giallorossi che cercano di creare un gioco spumeggiante e vario, lo fanno molto bene, triangolazione di prima, gioco molto tecnico. Caruso, ottima la palla in area di rigore, cross insidioso che però viene fermato nell'area di rigore e l'Eclanese si dà alla fuga in contropiede, ma viene fermato il giocatore giallo-blu ed ecco appunto Antoine in azione di gioco, si prosegue sul laterale sinistro, l'apertura, il cross vicino al gol, quindi la Grotta Minarda si riparte con un fondo aria, batte il portiere Bruno dell'Eclanese, l'Eclanese in azione, sfera al giocatore Tammaro, lancia in verticale, palla fermata,
palla in profondità, sfera che secondo l'arbitro è deviata, corner. Cross, pallone che termina nel vuoto, nulla di fatto, ottimo il controllo gestito dal portiere Cornacchia. La palla termina fuori, rimessa laterale per l'Eclanese. Eclanese in azione. Cerca il cross in area di rigore. Pallone per Ruggiero, cerca il dribbling ma viene fermato, bravissimo Antonio in azione, bravissimo, e poi viene spinto, fermato, secondo l'arbitro è punizione. Grotta 1984 in azione di gioco. Pallone fuori. Giallorossi in avanti, proseguono l'iniziativa, si cerca di smistare palla in profondità, pallone sul laterale sinistro, ancora il Grotta Minarda in azione. Davvero un ottimo primo tempo, il risultato è fermo sull'1-1, il derby del Vilpinia. La squadra di Grotta Minarda ha dominato la partita in lungo e largo, modificando e facendo tremare anche la difesa dell'Eclanese. Intanto rimessa laterale, giallorossi in azione di gioco, si ripropongono, pallone in area di rigore, ottimo dribbling da parte di Donato, ancora però Lamberti, il cross, vediamo cosa succede, pallone per Santese, è lui che si incarica di battere la rimessa laterale. Giallorossi in azione, davvero è la pressione asfissiante, guarda basso, pallone dibattuto, i giallorossi avanzano, pallone fuori, pallone raso terra, di nuovo gialloblu in azione. Sfera sul laterale sinistro, nulla di finisce il primo tempo 1-1 il risultato, grazie all'attenzione.